Salve ragazzi, sono le ore presto del mattino e benvenuti a un'altra puntata di Dal fondo della cesta, questa volta con Teleglitch Daimor Edition, attualmente disponibile a gratis sull'Humble Bundle Store. Il gioco è un action game roguelike isometrico. Diciamo più vicino a uno sparatutto che un action proprio. È stato sviluppato da tre persone, tre folli estoni che hanno prodotto questa cosa. E il concept è a metà, diciamo, tra un Dead Space, infatti i nemici sono una sorta di necromorfi, e non so se avete presente il film The Mist. Abbiatelo presente perché è un buon film. Quindi, se sentite dei miagolii di sottofondo è perché uno dei miei gatti è completamente pazzo. Ok. Giusto per farvi. Per darvi un'idea. Cominciamo. Livello 1. Chiaramente la storia è interessante fino a un certo punto. Ah, un'altra cosa molto figa del gameplay è l'aspetto di crafting che è molto profondo. Come vedete sulla sinistra, dove è sempre visualizzato il mio inventario e potrò di volta in volta combinare le varie cose che trovo per produrne di altre e si spera più letali. Come vedete, non è che ci sia poca gente in giro per la mappa. La storia si basa su un incidente da cui simile a quello che avviene in The Mist, senza farvi troppi spoiler, in cui praticamente un gruppo di scienziati riesce ad aprire un portale per il teletrasporto, solo che oltre a entrare loro nel portale per teletrasportarsi, qualcosa esce da un'altra dimensione, nello specifico, mortacci tua. E non è mai una bella cosa quando qualcosa di non previsto esce. Oh. Ho detto una cosa che potrebbe avere dei doppi sensi assurdi. Ah sì, ho anche un corpo a corpo che è una coltellata. Credo al rumore perché comunque capite bene che la grafica pixellosa non consente di lanciarsi in valutazioni così dettagliate. Tra l'altro, va detto che la struttura, il layout dei comandi è molto ben fatto. E anche i comandi di per sé sono molto, molto responsivi, molto pratici. Ci vuole un po' per adattarsi allo stile di gioco, ma una volta che si entra diciamo, nel tunnel, non se ne esce più. Io ci ho giocato relativamente poco, anche al lancio. Però mi dicono che è estremamente addictive questo gioco, cioè dà un sacco di assuefazione, ci si sfida un casino ad andare avanti. Anche perché poi, come molti roguelike, non salva i progressi in maniera tradizionale, diciamo. Cioè, per dire, è diviso in livelli, potenzialmente infiniti perché sono generati sul momento, proceduralmente. E quindi per dire, se io voglio ripartire non dal livello 1 ma dal livello 3, devo essere arrivato al livello 5 senza morire. E così via. Quindi capite che è diciamo, un discreto casino. Soprattutto se come me si tende all'ira funesta in caso di morte. Tacci. Cioè, ecco perché io comunque generalmente evito i roguelike ed ecco perché un roguelike è la migliore scelta per il mio Halloween, perché oltre al brivido, terrore e raccapriccio, ci sta anche il fatto che se passo un'oretta a giocare e dico forte, sono un pro, vado avanti senza problemi e poi muoio, a parte la figura di merda, ci rimango male, nel senso che spacco tutto. Polizia a casa, ambulanze. Io sul tetto del municipio con un fucile da cecchino. Cioè, questo genere di scenario.
Non sono pazzo, mia mamma mi ha fatto controllare. Citazione. Allora, in ogni momento posso tra l'altro controllare la mappa. Una cosa figa che c'è anche in un altro gioco indie molto interessante che è Monaco è che solo ciò che è nella nostra visuale è visibile. Cioè tutto ciò che ci è precluso proprio dal punto di vista del campo visivo è di fatto invisibile. Una cosa che trovo molto intelligente non solo è, cioè rende una grafica che fondamentalmente è semplice, secondo livello, una grafica che è fondamentalmente molto semplice e molto più accurata. Perché se ci pensate bene, se state giocando a, per dire, Far Cry 4, in effetti gli ostacoli sulla vostra visuale vi precludono una visuale completa. Quindi di fatto concettualmente è simile. Certo, questo non è Far Cry 4, ma neanche vuole esserlo, insomma, cioè. Bisognerebbe anche stare un minimo attento con i proiettili, perché non è che sono infiniti. Fondamentalmente è un minchia di survival horror. E questo è nuovo. Questo campa un casino. Questa volta ho un sacco di munizioni perché mi ha detto culo all'inizio. Nel senso che ho trovato subito un bel po' di roba. Ogni tanto trovo queste console con spiegazioni che io giustamente ignoro. Date a fanculo. Cioè, sembra che non. Cioè, dice, ma perché sono 4 pixel buttati là? Perché ti fa paura? Mi fa paura perché non voglio morire. E il fatto che potrei morire da un momento all'altro mi mette su chi vive, diciamo. Gente che vomita. Ho trovato un revolver e sicuramente qui dietro ci sta qualcosa che mi aspetta. Tra l'altro non so voi, ma io in questi giochi uso, che in realtà in parecchi giochi uso sempre l'arma più scrausa, perché penso, ah, l'arma più forte mi potrà servire prima o poi nel corso del gioco, nel corso della vita. Che poi arrivo all'ultimo livello, l'ultimo boss, con mille mila munizioni per le armi più potenti, ne uso un 25esimo e dico perfetto, ho sprecato la mia vita morendo mille mila volte. Sì. Sono una brutta persona e anche un po' triste. Comunque, a parte il fatto che, ah no, non, pensavo, stavo per dire, avete visto che carino il pompon sul cappello del protagonista? No, è il mio cursore, sono io che c'ho, beh, comunque ho un cappello verde, mi immagino, in tinta con il vestito, che, cioè, è una fashion victim questo signore, carne in scatola. Comunque, tendenzialmente mi piace molto questo, oh cazzo che ho fatto. Merda. No, 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 no. Cosa diciamo noi al signore della morte? Vaffanculo. Ah, scusa, forse non avete sentito. Vaffanculo. Con tanto di pernacchio. Vedete, cioè adesso io odio questa cosa. Cioè, mi fa stare male. Tra l'altro ora ricomincio senza manco un niente. Cioè, non è che dice, vabbè, però un po' di inventario. No. È proprio una cattiveria. È vero che sono morto come un coglione. Sì, ho capito, ma, cioè, abbiate almeno all'inizio un minimo di pietà. Non dico tanta, ma, cioè, già mi hanno tolto un quarto della vita. Bastardi. Cioè, mi stanno sul cazzo. Scusate, ragazzi, se sono così triviale. Ma, cioè, comunque, i veri gamers si imprecano. Ci ho messo 10 minuti per dirlo, ma sì.
non lo vedo più, è morto in un cespuglio. Tra l'altro sono all'inizio e ho già quasi finito le munizioni, da paura, tutto il contrario di prima. Adesso vado solo di coltello morendo. Cioè, mi prendono per il fottuto culo. Odio tutti. Cioè, 10 minuti di teleglitch e ho già perso 3 anni di vita. No, vabbè, ma sto esagerando. Non prenderò un volo per l'Estonia e andrò a picchiare sui ginocchi i programmatori. Non quest'anno. Comunque anche il sonoro non è male, certo. Non è suono 3D direzionale con uno score da panico, ma considerando che comunque, ripeto, questo gioco è stato fatto da tre persone in un buco estone, non vi permettete di fare doppi sensi sui buchi estoni, mi raccomando, siamo in fascia protetta. Mica so la parodi io. Orca badanza. Cioè, sono proprio, cioè, spastico, non. E ho capito, ma voi siete dei cazzo di ninja, però. Ed ecco che i colpi sono praticamente esauriti, ne sono rimasti 12. E sono all'inizio del primo livello. Cioè, bellissimo. Ovviamente sto procedendo alla cazzo di scoiattolo. Quindi, munizioni, scatola di chiodi. Come dicevo, il crafting. Per esempio, con l'RDX 250, che credo sia un esplosivo, e una scatola di chiodi, posso fare una bomba chiodata. Cosa che io farò. Perché nel dubbio. Niente, 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 non posso fare nient'altro. Però ho un po' di munizioni per la pistola, cosa che mi fa relativamente felice. E vorrei arrivassimo alla fine di questo minchia di livello, perché non è stato per niente fortunato per me. No, a te ti ammazzo a coltellate, non me ne frega un cazzo. Muori. La caprò. Scusate se uso inglesismi, non vorrei passare per giovane. Il GGGG è voluto, non è per la mia balbuzie. Non mi picchiare, coso verde. E tu da dove cazzo sei scappato fuori? Sarà il caso di mangiare della carne in scatola? Ah, ogni scatola di carne mi dà addirittura 10 di vita. Cioè, questo è un survival horror più survival di Alien Isolation. Che tra l'altro è un gran gioco. Voi non lo sapete perché seguite solo noi e noi ancora non abbiamo fatto la recensione. Però è un gran gioco. Ovviamente mi stavo prendendo per il culo, eh. Non a voi, ma a me stesso. Poi la cosa bella è che l'ho scoperto registrando. Uno parla come se avesse dall'altra parte un pubblico gigantesco. In realtà poi non è che uno ci pensa, però.
Poi magari dopo un mese dalla messa online, che ne so, 20 visuals. Ma chi se ne frega, noi lo facciamo per i core fans, sti cazzi. Anche perché poi che fondamentalmente, ma a noi che cazzo ce ne frega. Just for fun. Sì, scusate, ho anche una voce orribilmente nasale. Perché comunque è cambiata stagione e il mio naso ha deciso di gocciolare forever. No, chi ha una nappa, diciamo, importante, un montarozzo in mezzo al viso, lo sa che come poco poco cambiano le temperature, ecco che praticamente inizia la fine. Sì, ho fatto tutto. Basta uno spiffero e praticamente naso gocciolante per mesi. Beh, comunque sono stato anche discretamente accurato. Tra l'altro, voi non lo sapete e non lo saprete mai, a parte che ve lo sto dicendo, ma avevo già registrato questo dal fondo della cesta. Solo che il microfono aveva deciso di fare come cazzo gli pareva e quindi c'avevo distorsioni e riverberi a manetta. Quindi lo sto riregistrando con la discreta possibilità che risucceda di nuovo, quindi. Però questa volta penso che vi terrete i gracchi, non quelli di Masterchef. Scusate, è molto presto. Ho il cervello ancora sotto salamoia. Non che a metà pomeriggio si è messo meglio. Ecco, questo mi sembra un filino più resistente. Sarà una mia impressione. Ah, mi infilo nel per. Ok, un'area segreta. Che cosa ho raccolto? Non lo sapremo mai. Un medikit che direi che mi serve come il pane. Non mi piacciono questi rumori. Poi io non mi. Cioè, nel senso mi sento, ma sapete che ognuno sente la propria voce in maniera un po' distorta, a causa del posizionamento delle orecchie rispetto alla bocca. Buttata là. No, ma secondo me ho tipo una voce da porno attore in questo momento, per la congestione. Quindi se volete prendere la traccia audio e doppiarci un porno ungherese, adesso farò un breve tratto orgasmico. Basta. Sì, tra l'altro sembra più che altro non era un tratto orgasmico quanto il verso d'accoppiamento del non lo so, del bonobo ugandese. Posso ripetere che è presto e quindi mi giustifico per la mia idiozia? Sì, eh. Però sono diventando. Ecco, l'ho appena detto. Sto diventando stranamente efficiente nell'uccidere questi cosi. Che poi. Vediamo come. Come va, se vi piace, se ho 8 colpi.
Se vi interessa, se vi interessa vedermi soffrire mentre gioco a porca mignotta Teleglitch, si può pure pensare di farci una serietta, seriolina. Ah sì, perché tra l'altro non mi ero neanche del tutto reso conto del fatto che stavo morendo. Ovviamente non si passa. Dove minchia devo andare? Ok. Scusate, per un secondo si era. Il padrino si era impossessato di me. Allora. Oh cazzo. Già, se cerco di colpirlo con una lattina vuota, ci credo che non va. Tra l'altro ho 6 colpi, cioè non è. Vabbè. Proviamo a risparmiarli. Con il rischio di prendere un botto di botte. No, questi non. Ok, ho lo shotgun. Mortacci stracci. Mi tocca anche. Ok. Facciamo questo che dovrebbe sparare 3 granate esplosive. Uno stimolante. Plate. Che serve credo per fare l'armatura. Un'altra nail bomb. Uno stimolante che non so bene a che serve. Preferisco usare. Ma sì, facciamoci uno stimolante. Eccolo qua. Però sarà il caso di prendere. Esatto, un medikit. Bello tosto questo. Io direi di continuare a usare lo shotgun, però, perché. Proprio alle brutte, eh. Questo è tranquillo. Niente, però. Sono tutti. Cioè loro mi prendono in ogni lago, in ogni luogo, in ogni dove, e io no. Cioè mi sarebbe piaciuto arrivare tipo a un. A un checkpoint di qualche tipo. Per dire ok, siamo arrivati a livello 5, volendo dalla prossima parte. Partiamo dal 3, che ti corri, che ti fai male, che mi fai male. Invece no, comunque morirò. O comunque non riuscirò a raggiungere il livello 5. Ma manco per niente. Non adesso almeno. Mi fa un casino male quel coso, tra l'altro, cioè. Necromorfo. Scusate, signori della Visceral Games, non fate causa ai nostri amici estoni, perché è colpa mia. Ecco. Ora forse sarebbe il caso di buttare una bomba. Che non è servita a un cazzo. E invece no. Ok. Proviamo. No, invece dai. È andata benino.
E voi? Scatoloni, macerie, non so. Che ho trovato? Hardware. Tu? Penso sia la prima volta che due colpi e due coltellate, due colpi a segno. Allora, figo, una pistola automatica, per forza direi. Che però ha solo zero colpi praticamente. Ho un colpo solo, quindi non lo userò. Ho 10 di vita, me ne rendo conto solo ora. Quindi credo che utilizzerò questo medikit, questa carne e anche quest'altra. Ho finito tutti gli oggetti per recuperare la vita. Grandioso. Qui avevo ucciso prima. Mutante a sei gambe. Oh, ci siamo. Abbiamo perfino trovato munizioni per la pistola. E siamo al terzo livello. Risultatoni proprio. Sento dello sformicolare. Termine appena inventato. Non fate così, ma non fate così che... Ecco qua. Come ti sbagli? Ho fatto dei danni, mi ero dimenticato che la pistola ora era automatica, quindi sarebbe stato il caso di prendere... Porca puttana! Non avevo neanche la minima possibilità di farcela proprio. Poi con questo cervello capite bene che l'impedimento era oggettivo. Va bene, io direi di concludere là qui con questa vergognosa schermata. Credo vi siate fatti più o meno un'idea del gioco. E l'appuntamento è al prossimo dal fondo della cesta, dove forse riuscirò a non fare figure di merda, spero. Quindi, ciao a tutti ragazzi, buon Halloween!